grazie direttore, grazie per l'invito, per il compito che mi hai dato di chiudere con i rischi di abusare della cortesia del pubblico dopo tante interessanti relazioni. Però nell'esprimere qualche opinione dopo la lettura di questo libro, vorrei innanzitutto farti ringraziamenti e esprimere un apprezzamento vero per la qualità del volume, un apprezzamento che va onorato in primo luogo, ma va all'editore, va ai curatori, non dichiarati espressamente, ma sicuramente stanno dietro la produzione di questo volume, di quale una ricchezza di temi e scarsissime ripetizioni, si dà a pensare a un disegno complessivo di ad affrontare tutte le tematiche attuali, tutto quasi le tematiche attuali del diritto d'autore, dandosi ad una chiave costante di concretezza, di interesse applicativo delle tesi che vengono esposte. Ecco, credo sia un complimento che si possa fare un volume al di là di quello relativo alla ricchezza di temi e quello appunto della concretezza dei singoli contributi. Non c'è uno solo dei contributi presenti nel volume nel quale si possa dire alla fine, come purtroppo accade talora dopo la lettura di articoli pubblicati in riviste giuridiche, che il tempo dedicato alla lettura è stato inutile. Tutti questi scritti comunque presentano degli elementi di interesse propositivo o quantomeno di informazione non ovvia e non scontata. La ricchezza di temi presentata nella raccolta dei saggi dimostra essa stessa la vitalità dell'istituto, del diritto d'autore, dimostra di essere chiamato a confrontarsi con tematiche sempre nuove o con profili rinnovati di tematiche già conosciute e già oggetto di qualche previsione normativa. In questo senso il volume ha declinato il tema dell'attualità del diritto d'autore, dimostrando la quantità e l'interesse dei problemi attuali posti dalla normativa del diritto d'autore, sia nelle parti, ripeto, in cui questa normativa già esiste nel senso di presenza di testi normativi vigenti che richiedono spesso interpretazioni evolutive, sia anche nei profili abbastanza numerosi in cui alcuni problemi devono essere affrontati in modo più creativo perché richiedono un approccio totalmente evolutivo per la risoluzione di conflitti nati nell'era della globalizzazione, della rivoluzione digitale e non ancora oggetto di previsione normativa da parte del legislatore. E credo che questa scelta di chi ha ideato il volume, di declinare il tema dell'attualità mostrando la vitalità dell'istituto, sia stata una scelta molto felice, perché si sarebbe potuto declinare il tema dell'attualità in una versione più ideologica, come difesa dei principi che stanno alla base storicamente e costituzionalmente anche del diritto d'autore, in contrasto con le sempre ricorrenti, mai cessate, mai finite visioni, opinioni totalmente negative sulla diritto d'autore in genere e sul diritto d'autore in particolare. C'è qualche spunto, qualche saggio di difesa collaterale di questi problemi di principio che stanno al fondo del riconoscimento del diritto d'autore. Ma credo che il testo abbia fatto, che gli ha dato il volume, abbia fatto molto bene a centrare la sua attenzione sul tema della vitalità dell'istituto piuttosto che sul confronto ideologico con le tesi negative sulla giustificazione dell'esistenza della proprietà intellettuale del diritto d'autore. Non perché questi i ragionamenti di principio attinenti a questo profilo non siano importanti e le ragioni a difesa della proprietà intellettuale siano poche, ma non siano sufficientemente valide, ma perché c'è sempre il rischio di cadere anche nell'eccesso retorico, c'è sempre il rischio di cadere nell'astratto. Viceversa, la prospettiva del Neanche, che ha portato ad un volume di pulsante attualità nella rappresentazione di problemi che sono tutti presenti
o prossimamente presenti nelle aule giudiziarie, comunque tutti attenti a conflitti di interessi veramente, veramente esistenti nel nostro mondo, ha creato un insieme di riflessioni e di informazioni così interessanti, tra mille e Alberto del mio, che potrebbe essere utile anche per una lettura da parte degli studenti dei corsi di diritto industriale. Fermo restando che il diritto industriale soffre la mancanza di un manuale sufficientemente breve di cui gli studenti avrebbero pure bisogno. Come? Il mio volume di 40 anni fa riguarda solo i principi generali della concorrenza sleale, quindi non è purtroppo un manuale di diritto industriale. Come? Ci sono ottimi manuali di università, li conosciamo tutti, ma purtroppo le dimensioni non sono quelle che uno studente medio gradisce. Venendo a qualche breve indicazione sui contenuti del volume, e a dimostrazione di quanto ho cercato di esporre in termini generali, è significativo che molti contributi, non solo per una metà, ma sicuramente molti, riguardano profili interessanti occupandosi di temi di frontiera sotto il seguito della rivoluzione digitale, temi da loro anche poco conosciuti e costituenti oggetto di un laboratorio in fiori, dalla tutela delle opere create dall'intelligenza artificiale al tema degli heavy blockers, degli software volti a bloccare la pubblicità non desiderata nella consultazione dei siti, dei temi, ricordava Alberto, la rivoluzione sul cloud in genere, all'adattamento del regime di libertà della propria privata all'evoluzione determinata dal mondo digitale, il tema del geoblocking, oggetto di prossime norme europee, ad altri temi talora più noti rispetto a quelli citati, ma comunque sempre ancora bisognosi di grande apporto creativo da parte dell'interprete, dalla necessità del link in generale, la responsabilità dei provider per diffusione in rete di opere protette dal diritto d'autore. Però accanto a questi temi nati dalla rivoluzione digitale, il volume si caratterizza anche per un'attenzione molto aggiornata a temi non altrettanto nuovi, ma comunque sempre relativamente nuovi, e che presentano nella evoluzione dell'esperienza contemporanea, l'esperienza degli ultimi anni, dei profili meritevoli di continuo approfondimento. Per esempio il tema del valore artistico del disegno industriale, il tema stesso della propria privata in particolare, il concetto di comunicazione al pubblico declinato dalla giurisprudenza europea con varie sfaccettature e ancora profili di incertezza, al tema del format televisivo trattato, consentirete di citare qualche autore, quello presente, d'Ottavio Grandinetti, in un saggio sicuramente di grande valore, sia a temi al diritto di seguito nelle opere d'arte di guerra, a temi più di nicchia, ma non per questo di minore interesse, come quello della dedicazione delle opere d'arte e dell'eventuale falsità della dichiarazione, o errore o falsità voluta della dichiarazione da parte dell'autenticatore, trattato da un altro amico presente, Fabio Caruso, ad altri temi di notevole interesse come il secondo delle ticche di migrazione a concerti ed eventi, e se vogliamo, altrettanto interessante il volume sul piano della completezza, per la trattazione di argomenti attinenti a intersezioni tra il diritto d'autore e diritti speciali, il tributario, il penale o il diritto fallimentare, profili che spesso si rischia di considerare troppo marginali, troppo specialistici. Non mancano poi nel volume alcuni saggi che affrontano il tema in una prospettiva più generale, anche se sempre saldamente radicata nella realtà e lontana da inutili ideologismi, intendo riferirmi in particolare
agli studi di Stefano Ercolani e di Pallia. Ora, questi studi di ordine più generale ci consentono di svolgere qualche riflessione finale, spero che il pubblico lo consenta, sul tema dell'autorità del diritto d'autore visto in una prospettiva, possiamo dire, di principio, cioè proprio quel profilo che giustamente il volume ha voluto lasciare sullo sfondo anziché affrontarlo come tema centrale. Da questo punto di vista io credo che l'attualità del diritto d'autore vada ancora declinata in senso positivo, nel senso cioè che continua a essere necessaria al giorno d'oggi una remunerazione incentivante sia per gli autori delle creazioni intellettuali, sia nella funzione, nel ruolo di premio incentivo per l'investimento imprenditoriale nell'industria culturale in genere. Ecco, quello che però vorrei sottolineare a chiusura di questo intervento è che credo non si debba dimenticare la prospettiva di principio e di politica generale che il finanziamento delle creazioni intellettuali richiede, come è stato credo dimostrato, perlomeno visto dimostrato in maniera convincente in un certo saggio di anni fa, che un efficiente sistema di finanziamento delle creazioni intellettuali richiede la combinazione delle tre P: property, in questo caso di prodotto, partnership and procurement, cioè domanda pubblica. Una certa dose di mecenatismo, una certa dose di domanda pubblica è necessaria perché un sistema complessivo di produzione culturale sia in grado di realizzare complessivamente tutte le innovazioni di cui è potenzialmente con cui potenzialmente è in grado di esprimersi. Ciò vale per gli autori come vale per l'impresa. Ancora sotto certi profili, per quanto riguarda l'arte figurativa, per quanto riguarda certe produzioni culturali che non possono trovare dal mercato intera remunerazione per la loro vitalità, per la loro produzione, ecco, l'esistenza di un forte sostegno di domanda pubblica sotto forma di aiuti o sotto forma di domanda diretta rimane necessario. Ecco, da questo punto di vista, per chiudere, vorrei soffermarmi su una riflessione un po' più ampia, spero che mi sia perdonato, sulla crisi che oggi il sistema della produzione culturale sta vivendo durante l'impatto della rivoluzione digitale che tutti stiamo vivendo. Se con la nostra memoria ci rivolgiamo a non più di un quarto di secolo fa, vediamo come la produzione delle idee, produzione della cultura in genere, fosse articolata in un sistema abbastanza chiaramente delineato a diversi livelli. Qui era un livello elevato la comunicazione scientifica, quella che era stata nei secoli della Repubblica delle Lettere, affidata ai dotti che comunicavano fra loro e poi si era sviluppata in forme più istituzionalizzate. Qui era poi una ricchissima comunicazione verticale formata da prodotti culturali che provenivano dal creatore ed erano diretti ad un soggetto consumatore, utente, spettatore, e ciò andava sia dalla produzione letteraria fino alla produzione delle arti figurative, fino soprattutto alla produzione dei mass media, dalla stampa e dalla televisione. Poi le idee si formavano nell'ambito di una comunicazione istituzionale all'interno di organizzazioni esistenti nella vita sociale, entro organizzazioni religiose, partiti, imprese, perfino famiglie e gruppi familiari, e infine è stata sempre una comunicazione orizzontale fondata sulla passaparola e caratterizzata dalla parità, diciamo, dei comunicatori e dalla formazione di una cultura popolare con le sue contraddizioni ma anche con la sua saggezza. Questi vari livelli ovviamente interagivano tra di loro, si influenzavano a vicenda, ma la produzione delle idee aveva comunque una sua gerarchia riconosciuta. La rivoluzione digitale ha sicuramente sconvolto questo sistema nel quale ci eravamo formati e nel quale si era vissuti
per lungo tempo, un sistema nel quale il diritto d'autore si pari era vitale soprattutto per il secondo segmento, quello della comunicazione verticale, cioè la produzione di opere destinate alla fruizione da parte di destinatari. Gli altri livelli si muovevano con altre logiche, altri tipi di funzionamento. Ecco, oggi si assiste a un fenomeno di impoverimento grave del primo e del secondo livello, e una crisi in tutti i ruoli magistrali, no? A livello scientifico. E si assiste invece a un'espansione ipertrofica dell'ultimo livello, quello che una volta era il passaparola e oggi è diventato la comunicazione one-to-one a livello digitale. L'uno vale uno di una parte della comunicazione digitale, ma di una parte di enorme dimensione. La comunicazione istituzionale che formava la visione del mondo di tanti individui, oggi rimane digitale solo all'interno delle imprese, i partiti non esistono più, le religioni sono in forte crisi, la stessa famiglia forma fino a un certo punto. Ecco, ciò in termini generali crea dovrebbe creare la nostra sensibilità, una situazione di allarme. Personalmente credo, ma è un'osservazione abbastanza scontata, ma le soluzioni sono lontane, che il primo e il secondo livello, cioè quello che è la comunicazione scientifica, che elabora idee comprensibili ad un certo livello elevato di comunicazione, e il secondo livello, quello dell'informazione elaborata dal giornalista, dal romanziere, dal produttore di opere destinate ad una fruizione da parte di utenti e spettatori, fruizione che potrà essere creativa, ma comunque che non è allo stesso livello del commento paritario di passaparola. Questi livelli rischiano oggi di essere depauperati, e sono questi i livelli rispetto a cui il diritto d'autore, cioè la necessità di una remunerazione e di chi investe per una produzione industriale in questo settore, rimangono ancora dei profili attuali. Ci sono, a mio avviso, elementi di inattualità nella disciplina attuale del diritto d'autore, ma questi elementi di inattualità forse riguardano punti secondari. La durata dei 70 anni probabilmente al giorno d'oggi è una durata eccessiva, ma al di là di questo il sistema è un sistema che pienamente si giustifica se si crede ancora che non si sia creata una situazione in cui, e che non sia auspicabile comunque, una situazione in cui il passaparola possa sostituire interamente gli altri modi di formazione delle idee di produzione culturale che abbiamo sperimentato nella nostra città. Un punto vorrei sottolineare per chiudere veramente, quello che forse è il tema di maggiore rilevanza in assoluto. La diffusione di opera dell'ingegno sulle reti digitali pone sicuramente sul piano teorico in crisi il regime dell'esclusiva come l'abbiamo conosciuto e che funzionava perfettamente, salvo la possibilità, ricordavano i colleghi in precedenza, di possibili abusi in qualche situazione. Ho messo in crisi perché il sistema della comunicazione in rete consente oggi, in maniera impensabile in passato, una possibilità di accesso e di fruizione di molti prodotti culturali, non tutti ma di moltissimi prodotti culturali, con una facilità un tempo impensabile, ed è interesse di chi crede nei valori umanistici in base, è interesse che queste potenzialità della rivoluzione digitale possano essere sfruttate. Ecco, il conflitto che si è determinato alcuni anni fa tra Google Books e gli editori americani è emblematico da questo punto di vista, di due posizioni estreme che dovrebbero essere, non so se contemperate, dovrebbero essere superate in una sintesi normativa nuova. Da un lato l'idea di creare una biblioteca di Alessandria del XXI secolo in cui ci sia tutto lo scibile romano a disposizione di chiunque e abbia bisogno, dall'altra parte però la legittima, vitale e necessaria esigenza che il prodotto del creativo e il prodotto dell'editore abbiano una remunerazione incentivante, una remunerazione che non porti a dissuadere
il creativo è l'autore dallo sviluppare la propria attività. E oggi teoricamente ci troviamo in una situazione in cui l'intreccio fra la remunerazione delle creazioni intellettuali e i meccanismi di gestione dei big data potrebbe consentire lo sviluppo di un sistema di accesso pagante attraverso pagamenti graduati al tipo di fruizione, tale da realizzare una remunerazione non proprietaria, ma come si dice una volta di dominio pubblico pagante, ma di realizzarla in maniera tale da remunerare i titolari del diritto in misura proporzionale e adeguata al livello di fruizione che la loro opera sulla rete può avere. Certamente la diffusione delle opere dell'ingegno in rete non potrà a lungo continuare a essere gestita con questo sistema di guardie e ladri che negli ultimi anni si è realizzato e che porta i grandi operatori della rete a violare sistematicamente il diritto d'autore o il diritto sui dati personali fino a che non ci sia un singolo atto giudiziario, un singolo ordine da rispettare, ma è un sistema che complessivamente non consente una sistematica ed equilibrata realizzazione di tutela degli interessi che meriterebbero di essere tutelati. Qualche alternativa si deve trovare, il sistema di big data probabilmente ce la consentirà da qualche anno, altre alternative come il value system, cioè la tassazione di scopo sugli hardware che consentono l'accesso alle opere fruibili mediante la rete, è un sistema molto più grossolano sul piano dell'efficienza lavorativa perché non rispetta la proporzione con l'uso effettivo delle singole opere. Questi profili sono accennati anche nel saggio di Colani che accennavo prima, ecco, sono i profili di politica legislativa che andranno affrontati nei prossimi anni senza preclusioni di tipo ideologico e cercando di trovare un punto di equilibrio che è assolutamente necessario. Con questo, c'è da dire che anche questo equilibrio dovrà tenere conto dell'esigenza di quello che gli economisti chiamano sovrapprofitto monopolistico, temporaneo, che l'autore dell'opera e l'editore hanno il diritto di percepire affinché la spinta per nuovi investimenti, per nuove creazioni che non sempre saranno ugualmente fruite dal pubblico e ugualmente produttive di profitto, potrà realizzarsi. Ecco, questa evoluzione a cui la rivoluzione digitale ci impone di pensare, che porterà, credo, a realizzare una sintesi più elevata tra esigenze di remunerazione degli autori e esigenze di produzione del pubblico, porrà anche, ma qui il tema sarebbe troppo ampio, porrà anche compiti nuovi e ampi e insostituibili alle società di gestione collettiva dei diritti d'autore. Cioè non ci può essere una gestione di big data che porti ad una remunerazione ragionata del diritto d'autore senza un impegno rinnovato, magari senza situazione di monopolio legale in una prospettiva rinnovata, che non porti però ad una responsabilizzazione massima delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Mario per questa propositiva, molto propositiva riflessione. Dunque, ricordava prima Alberto Lambrino in una breve, diciamo, tassonomia dello studioso, il professore avvocato, l'avvocato studioso e il docente. L'amico Giorgio Somma appartiene a quest'ultima categoria, che è una categoria preziosa, perché il professore universitario a volte, specialmente quando si dedica esclusivamente all'attività di ricerca, può essere un po' chiuso nel suo pur ampio, amplissimo panorama.
Il professor avvocato e l'avvocato curioso invece si avvicinano molto perché raccolgono entrambi l'esperienza pratica, tutti i messaggi di stimoli che sono non utili, necessari direi per avviare una riflessione proficua sul diritto che, ammesso che sia scienza, certamente è scienza pratica, io ho anche qualche riserva sulla sua scientificità, però non affrontiamo questo tema. Ebbene, questo avvocato curioso oggi viene festeggiato con questo volume, i meriti sono stati ovviamente ricordati, con questa dedica, con profonda stima e gratitudine per festeggiare insieme 60 anni di attività professionale. C'è un bischetto, non lo avrei mai immaginato. Sia per la freschezza intellettuale che ancora dobbiamo riconoscere, che dobbiamo riconoscerci a lungo, che poi si unisce a una finezza d'animo, a un innato garbo partenopeo, come si è consentito questo riferimento un po' campanilistico, che io ho sempre percepito nel tuo modo di porti. Qui siamo in una sede accademica e la tradizione accademica vuole che il festeggiato prenda la parola per ultimo. Dunque ti invito a questo.